energetici come Davide si occupano di energia, dove degli avvocati eccellenti come Colletti si occupano di giustizia, dove delle persone, che per me è un grandissimo complimento, del popolo come Paola Taverna fanno i discorsi contro quei ricchi mafiosi come Berlusconi. Bravo! È nato grazie all'idea di Beppe, è stato un genio, ha avuto quest'idea, ma adesso cammina con le proprie gambe. E Beppe, che mi ha mandato un messaggino dopo l'intervento lì in TV, era proprio felice di questo, cioè lui te lo dice, adesso voi studiate, imparate, lavorate molto e conoscete delle cose che neanche io conosco. E siamo noi che diamo spesso dei contenuti a Beppe, o anche noi che scriviamo delle cose che poi vanno sul blog. Cioè, è cambiato totalmente, se ci pensate. Questo è 10 mesi. Siamo entrati 10 mesi fa. L'altro ieri. Dopo che ho fatto quell'intervento in TV, tra l'altro è stato un intervento molto semplice, ero molto emozionato, ma tranquillo, perché semplicemente portavo le parole del gruppo e le parole di tutti i cittadini onesti italiani. È stato un intervento che è riuscito, ripeto, perché è stato un lavoro di gruppo, come qualsiasi cosa noi facciamo in Parlamento è sempre un lavoro di gruppo. Abbiamo ricevuto diversi complimenti per quell'intervento. Qualcuno però ha criticato e sosteneva il fatto che di fronte a me ci fosse un gruppo. Mi ha fatto riflettere quella cosa. Di fronte a me c'era un timballo di maccheroni, perché mi hanno portato quelli della redazione, un timballo di maccheroni con carne e piselli. Alcune persone in Italia sono così disabituate a sentire in TV certi contenuti, l'onestà, anche la competenza che abbiamo tutti quanti, e io prima di andare in televisione ho avuto a disposizione gruppi, commissioni intere, lavoro, commissione affari costituzionali, che mi hanno chiesto, mi hanno anche spiegato alcune cose che io non conoscevo bene, e poi mi occupo soprattutto di politica estera. Sono così disabituati ad ascoltare certe parole da credere che se qualcuno le pronuncia c'ha un goppo davanti e legge. Questo ci fa capire un po' il livello di informazione che ha raggiunto questo paese. E questo è stato anche un enorme complimento per me, perché significa che siamo andati veramente, veramente bene l'altro giorno, se ci pensate. La stessa cosa è successa quando feci un intervento, altro lavoro di gruppo, sul Marò, uno dei primi interventi che abbiamo pronunciavo in aula, qualcuno sosteneva che ce l'avesse scritto Travaglio. Che cosa significa questo, soprattutto a distanza di 10 mesi? Io come battuta dico sempre, fare il parlamentare è molto semplice, basta l'onestà, se ci è riuscito Gaspare ci lascia anche un tondino. Però in realtà è una battuta questa, la verità, che ci hanno fatto credere per decenni che soltanto una classe sociale, un'elite che ha i soldi, essenzialmente il potere, l'informazione, potesse sedersi in quei banchi. No. Con i cittadini italiani, a cominciare dai giovani che escono fuori, grazie a Dio, ancora formati, anche perché abbiamo, nonostante il dramma della cultura, dell'università italiana, tra l'altro. Noi in Parlamento, chi si occupa di cultura e istruzione è un professore come Vacca, anche questo se ci pensate. Ecco, nonostante questo, sono tanti giovani formati che vengono presi e pagati quando trovano lavoro all'estero per le loro competenze. Ecco, noi ci rivolgiamo soprattutto a voi. Oggi ci siamo noi lì dentro in trincea, perché quella è una trincea, solo al posto dell'elmetto ci mettiamo la cravatta. La prossima volta ci state voi, perché questa è una staffetta, ci passiamo un testimone. Noi stiamo dando l'anima, stiamo facendo vedere che con la pratica testimoniale soprattutto si ottiene molto, cioè facendo vedere che esistono e ci sono tutti noi qui dentro, siamo italiani onesti, ci sono italiani onesti e competenti, oggi ci stiamo noi, domani entrerà qualcun altro. Questo è il Movimento 5 Stelle, non prendere una volta. Perché il fatalismo è una malattia proprio italica, il fatalismo. Coloro che dicono, succede, qui ruba, lo fanno tutti. No, non lo fanno tutti. E non c'è, come dire, comportamento più vile di riconoscere una violazione di un diritto, un errore, una disonestà e dire
tanto lo fanno tutti. È il fatalismo che ci sta proprio devastando. Prima c'era quell'immagine bella del film di Totò, mi è venuto in mente il film I Due Colonnelli. Non so se ti ricordate quella scena. Noi gli abbiamo, noi, lasciato a certi politicanti, a certi mafiosi, a certi camorristi, a certi massoni, lobbisti, per 60 anni carta bianca. Scusate il torpilogo, ma è giunta l'ora che ci spuliscono il culo. Quello che dobbiamo fare, dobbiamo assieme, può partire da questo hotel e anche per vincere le elezioni qui in Abruzzo, è informarci in maniera molto puntigliosa. Io vi consiglio anche di studiare dei dati, tanto noi pubblichiamo qualsiasi cosa, chi vuole trova qualsiasi informazione, A, sul nostro lavoro, B, sul dramma che ha raggiunto la Repubblica Italiana, e andare a parlare in maniera molto molto calma, pacata, tranquilla, con le persone che sono scettiche. Tutti quanti noi che siamo in questo hotel oggi, un tempo eravamo scettici, un tempo votavamo il PD, il PDL, SEL, la scelta civica non c'era e non c'è neanche più, tra l'altro sono mesi che noi le chiamiamo sciolta civica. La potrei ci censura, ormai non esiste più, ci giriamo dai deputati di sciolta civica, diciamo ma voi siete di scelta civica, no, ci siamo sciolti, non esiste più, abbiamo ragione. Abbiamo ragione. Allora, ci dobbiamo andare a parlare con queste persone. Io l'ho detto in TV che ho votato una volta il PD, poi mi sono disintossicato, mi sento una persona nuova, non lo voto, sta finendo? Non lo voto da anni. Ecco, dobbiamo andare a parlare, essere molto accoglienti, informarci. Quando Renzi parla, come lo diceva prima con il mio collega, di 1 miliardo di risparmi, di alcune riforme che Berlusconi ha appena dichiarato che sono riforme di Forza Italia, l'ha detto, ma lo dico, perché quasi lasciano scappare le cose. Ecco, ieri si è votata la fiducia ad un decreto che ha regalato 7,5 miliardi di euro e lo stesso PD di Renzi sembra che sta all'opposizione, non sta all'opposizione, sta al governo, lo stesso PD di Renzi regala miliardi di euro ai concessionari di slot machine, che sono gli stessi che finanziano le campagne elettorali dei principali partiti. Ricordiamoci queste cifre, mettiamoli dentro il dubbio, poi il dubbio farà il suo corso, come l'altro giorno in TV, secondo me è stata utile, non perché gli abbiamo fatto vedere che non siamo fessi. E abbiamo inserito un dubbio in tante persone che pensavano che noi fossimo solamente strillatori, urlatori, non lo siamo, poi c'è Peppe che lo fa in grande, ma non siamo soltanto questo. Inserisci un dubbio, gli dai linfa, gli dai acqua ogni giorno, e questo lo stiamo notando ogni settimana che noi andiamo in giro per l'Italia. Aumentano le persone, oggi sta esplodendo questa sala, non so quante persone ci saranno, tantissimo, c'è uno spazio in più, c'era qualcuno dietro che vedeva la grippa, da dietro, da vedere che fa l'intervento da dietro, tanto straniante, sono dei diretti da dietro. Allora, questa è assolutamente la strada giusta, ogni settimana aumenta la gente, andiamo a parlare con gli scettici, prendiamolo uno a uno. Organizziamo delle scene in cui facciamo vedere un video dei miei colleghi, in cui tiriamo fuori un volantino, in cui spieghiamo noi una proposta di legge che è stata presentata in Parlamento a qualcuno che non sa neanche che cosa siano le proposte di legge. E questa è la strada. Ci hanno tenuto all'oscuro di tutto, oggi esiste la rete, oggi esiste questa comunità, per favore con calma, riprendiamoci le istituzioni perché è roba nostra. Grazie.